Avevamo visto le prime immagini ufficiali lanciate da Fiat qualche settimana fa, oggi 11 luglio ricorre il 125esimo anniversario della casa ed è stata presentata ufficialmente la Fiat Grande Panda, se vogliamo la quarta generazione dell'iconico pandino nato nel 1980, rinato poi in una seconda ed una terza generazione, l'attuale che fa di lei ancora una delle auto più vendute in Europa e l'auto più venduta in Italia. Ma è proprio dalla primissima Panda che sono partiti al centro stile Fiat, per cui è stata disegnata, progettata in Italia, che verrà costruita in Serbia, per il design appunto di questa nuova Fiat Grande Panda. Grande Panda vuol dire che cresce in dimensioni sensibilmente, cresce anche in termini di praticità, raggiunge una lunghezza di 3,99 m con una larghezza di 1,76 m ed un'altezza di 1,57 m con un baule di 361 litri. Lo stile, se vogliamo, è quello del crossover. Infatti, come la primissima Panda e come le ultime, mantiene le protezioni in plastica per tutta la parte bassa della carrozzeria, con un frontale squadrato e decisamente simpatico. Mantiene infatti degli elementi quadrati e rettangolari con un effetto 3D, per esempio nella mascherina, che va a racchiudere agli estremi anche i fari con la firma luminosa LED ad effetto pixel, che richiamano molto quelli della Panda originale del 1980. Ci sono ulteriori elementi squadrati anche sul paraurti. Le fiancate sembrano anch'esse tagliate con l'accetta, leggermente smussate, con il lettering Panda per tutta la parte bassa delle portiere. I cerchi sono da 17 pollici e nelle prime immagini hanno un design a croce, sono perfettamente coperti per un'ottimale aerodinamica, visto che la nuova Panda sarà offerta anche in variante elettrica, come vedremo a breve. Ci sono delle modanature molto pronunciate proprio sulle fiancate e anche le barre sul tetto, ulteriore elemento e richiamo alla praticità sconfinata nella storia della Panda. Richiami al passato se ne ritrovano anche nel posteriore, dove notiamo un lunotto leggermente inclinato e dei fari questa volta sottili, ma anche qui con una firma luminosa ad effetto pixel AX. Il paraurti posteriore infine appare molto pronunciato e decisamente muscoloso, senza però togliere la simpatia e la familiarità di un design come quello della Panda. Passando agli interni, abbiamo un pannello porta che riporta, scusate il gioco di parole, il lettering Fiat ad effetto tridimensionale, ma anche una maniglia porta con una cornice ovale. Questa forma ovale è un grande omaggio che si ritrova all'interno di tutto l'abitacolo ed è un omaggio per l'appunto alla pista di collaudo del Lingotto a Torino. Infatti l'ovale lo si ritrova anche nella cornice dell'infotainment e della strumentazione di guida, rispettivamente 10,25 e 10 pollici, con un nuovo layout rinnovato per Fiat, praticamente inedito, e proprio in questa cornice troviamo un piccolissimo modellino della Fiat Panda originale. Ma l'ovale lo si ritrova anche per la cornice del tunnel centrale, che racchiude sia il selettore di marcia per il cambio, sia anche la piattaforma di ricarica wireless per lo smartphone. Sotto gli schermi di strumentazione e infotainment si ritrovano anche le bocchette del clima, più squadrate nella loro forma, ma anche dei controlli e dei comandi più convenzionali. Il volante infine ha un fondo e una cima quasi squadrati, con una forma tendenzialmente ovale. Passando al design dei sedili, sembrano avvolgenti e più tondeggianti rispetto al resto delle linee di questo abitacolo, sicuramente sofficissimi. Hanno tra l'altro nelle prime immagini una scritta personalizzata: Panda, made with love in Fiat, quindi una Panda fatta con amore dalla Fiat. Ultimo dettaglio, non può mancare un porto oggetti dedicato al passeggero anteriore, come su tutte le Panda. Qui si chiama Bambox, quindi un porto oggetti con un rivestimento ricavato dalle fibre proprio del bambù, quindi se vogliamo sostenibile come gli altri rivestimenti interni della nuova Panda. Parlandovi di tecnologia, ci sono tutti gli ADAS che si possano desiderare e sono tra l'altro obbligatori su auto moderne, quindi al di là di cruise e quant'altro, troviamo per forza anche dei sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, come il mantenimento di corsia e lane keeping assist, ma anche la frenata automatica d'emergenza. Ma parliamo della tecnologia di questa nuova Panda, che condivide la piattaforma e tante funzionalità con la nuova Citroen C3. Entrambe saranno appunto costruite sulla piattaforma Smart del gruppo Stellantis, una piattaforma destinata alle auto globali, quindi che verranno vendute praticamente in tutto il mondo, ed è una piattaforma che permette l'integrazione di varianti 100% elettriche, termiche, ma anche ibride, quindi elettrificate. Infatti dovrebbe arrivare una grande Panda mild hybrid o benzina. Si pensa che condividerà il motore con la Citroen C3, quindi il 1200 3 cilindri da 100 cavalli, ma quello che sappiamo per certo è che arriverà come prima grande Panda la variante elettrica, con un pacco batterie da 44 kWh che permetterà percorrenze di circa 320 km, il tutto spinto da un motore elettrico da 113 cavalli. Il prezzo sarà molto competitivo, per le ibride circa 20.000 euro, per le elettriche sotto i 25.000 euro, quindi qualcosa di inedito. Secondo noi ne venderanno
tantissime, anche perché siamo già rapiti da quello che è il suo design e dalla sua storia. E le colorazioni sono diverse, non c'è il grigio come era stato promesso da Fiat col lancio della nuova Fiat 600, ma verrà offerta in nero, bianco, giallo, rosso, verde, blu e anche marroncino. Ora però vi chiediamo quelli che sono i vostri pensieri sulla nuova Fiat Grande Panda, scriveteceli qui sotto nei commenti, lasciateci un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e cliccate sul campanello per non perdervi tutte le notizie dal mondo dei motori a 360 gradi, e se vi va restate connessi anche con il nostro sito web e con tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente. Siamo dovunque, il nostro nome è uguale dappertutto, cioè WeDrive.tv.